Eccoci qua, oh l'ermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e parliamo di voci di mercato in ottica giovanili, primavera, ma non necessariamente. Parliamo di Jorge Alastuey, ma ragazzi, prima di farlo, come sempre, voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ragazzi, mi riferisco ovviamente al numero 10. Numero 10 rappresenta il futuro ed è completamente gratuita. Ragazzi, andatela tutti quanti a scaricare, unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione. Numero 10, dal mio link in descrizione, ovviamente non da altri link, sennò vi già male. Detto ciò, ragazzi, parliamo di Jorge Alastuey, secondo giovanili Napoli, che è una pagina Instagram molto informata per quanto riguarda, per l'appunto, operazioni delle giovanili, della primavera del Napoli, quello che succede comunque in questo ambito, sono molto bravi. Una pagina Instagram, secondo me, di cui c'era assolutamente bisogno e che vi invito a seguire. E parla di Napoli che ha definito praticamente l'arrivo dello svincolato classe 2003, dunque 19 anni, nato il 14 maggio 2003, Jorge Alastuey, che prima era nelle giovanili del Barcellona, che l'anno scorso erano campioni di Spagna, grazie anche a un gol all'ultimo minuto dello stesso Jorge Alastuey. Queste sono cose, ragazzi, che vi dico adesso, non perché io conoscessi il calciatore, sono andato ad informarmi, ho chiesto per l'appunto a persone più informate, ho visto qualcosa ovviamente io, perché altrimenti che vi parlo a fare. E mi sembra un calciatore molto, ma molto interessante. E non solo in ottica primavera, anche in ottica prima squadra. Chiaramente bisogna andarci con i piedi di piombo, però mi sembra un prospetto molto interessante. Poi, ragazzi, parliamoci chiaramente: quando parliamo di giovanili del Barcellona, parliamo di sicurezze, di certezze assolute. Ho visto un poco di giocate proprio delle giovanili, sono tutti mostri, ragazzi, veramente sono tutti forti, su un altro livello rispetto alle altre giovanili, sicuramente rispetto alle nostre. Non so perché sia stato svincolato, forse non reputato all'altezza, non lo so. Tra l'altro lui era anche il numero 10, è stato sia numero 10 che c'è stato anche numero 10 delle giovanili del Barça, uno che sembra comunque avere un futuro molto roseo. Il Napoli, secondo me, ha fatto un colpo molto interessante. Io semplicemente ho un problema con la questione giovanili Napoli, nel senso che il Napoli sembra stia lavorando bene, però poi mette in mano le giovanili a Frustalupi, che dal punto di vista di cifra tattica non dà niente ai ragazzi. Anche parlando comunque con persone più informate, non mi sembra che i suoi allenamenti siano molto moderni. Infatti, ragazzi, l'anno scorso con una squadra, secondo me, tecnicamente estremamente valida, non è che il Napoli abbia fatto eccezionalmente bene, anzi si è salvato all'ultimo. Napoli aveva giocatori importanti come Cioffi, come Ambrosino, come Vergara, come Sacco. Tra l'altro, il fatto di dare Vergara e Sacco alla Pro Vercelli non l'ho molto capito, vi dico la verità. Anzi, Vergara l'avrei tenuto in prima squadra, l'avrei promosso, dato che comunque, cioè, tra Vergara e Gaetano gli avrei magari mandato di nuovo, chiedo scusa, in prestito a Gaetano in Serie A, provando a far alternare Vergara con quelli che abbiamo, perché Vergara, secondo me, l'avrebbe sicuramente trovato il posto in prima squadra in qualche partita, perché è uno che ha proprio quel qualcosa in più rispetto agli altri. E quindi questa è una cosa che non ho capito. Tra l'altro, a proposito di Vergara, Alastuey è uno che ha una tipologia di gioco molto simile a quella di Vergara. Ho sentito gente parlare di Alastuey come vertice basso. Io, in realtà, nonostante abbia giocato anche lì, non so se abbia la maturità calcistica e la disciplina per poter fare il vertice basso a livelli alti. Parlo di letture, di preventive, di queste situazioni qua in cui Lobotka è un maestro, diciamo, potrebbe venire effettivamente a fare il vice Lobotka, però non è il ruolo in cui in questo momento io lo vedo più uno votato all'attacco. Riesco a vedere più una mezzala / trequartista, magari uno alla Zielinski, ecco quello che mi sembra. Lui è mancino, però rispetto a Zielinski non è uno
che magari ti va più in progressione quanto uno che ti smista tanti palloni. Questo non significa che debba essere un vertice basso, questa cosa è una cosa che tranquillamente si può fare come mezzala, una cosa che faceva Fabian, per esempio. I compiti, ragazzi, impariamo sempre a distinguere i compiti dai ruoli, che sono due cose completamente diverse. Io un calciatore del genere, vi dico la verità, non lo vorrei vedere in mano al Frustalupi. Poi io ho un'opinione particolare: per me i grandi devono allenarsi, cioè i forti devono allenarsi coi grandi. Mai come nel calcio, secondo me, si può applicare la regola del fatello cucchi è meglio te. Questa è la mia personale opinione. Poi comunque pare che Dem abbia chiesto la cessione per quanto riguarda il mercato di gennaio. E io una chance a questo ragazzo come eventuale, dice Lobotka oppure qualcos'altro, in un 4-2-3-1, in un 4-3-3, io gliela darei. Demme non è che stia facendo, cioè in questo momento ancora non ha timbrato il suo cartellino per questa stagione. Sono sicuro che quando rientrerà darà un'ottima mano, darà una grande mano, perché comunque uno è quel classico giocatore da 6-6 e mezzo che ti serve per far rifiatare gli altri, che ti serve negli ultimi minuti della partita. Però vi dico la verità, io una chance a questo ragazzino la darei assolutamente. Ripeto, ragazzi, i giovanili del Barcellona, il Napoli pare essersi mosso proprio in anticipo rispetto a tutte le altre concorrenti. Io proverò ad informarmi sempre di più, però ragazzi, questo è forte, questo è veramente forte. Ripeto, la progressione ce l'ha, nonostante non sia il suo forte. Bravo a smistare i palloni, viene chiamato il mago in patria. Ha un buon sinistro, veramente un ottimo sinistro, anche a livello balistico. Se la cava, tira le punizioni. È un ragazzo interessante, chiaramente bisogna andarci piano con le valutazioni, con le esagerazioni di un calciatore viene dal Barcellona, è fortissimo. Facciamo passare questi che li vedo in difficoltà, che stanno attraversando proprio in mezzo a una curva, veramente sono geniali. Però io ci punterei, darei una chance, perché poi c'è una differenza, ragazzi, che contraddistingue sempre i ragazzi che vengono dalla Spagna e i ragazzi che vengono dall'Italia. Magari un 23enne italiano è molto più acerbo di un 16enne spagnolo, proprio per il retaggio culturale, per il modo in cui vengono cresciuti, per il modo in cui vengono affrontate le giovanili, in cui vengono affrontate certe situazioni. In Spagna sono proprio avanti anni luce, rispetto a noi. Secondo me mentalmente può essere già pronto. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico, tutte le clip, momenti iconici, momenti divertenti e canali top preferiti. Ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli. Non posso fare così, sennò, da posto.